c'è il dottor Gigi Antenucci che si appresta a spiegarci qualcosa di importante. Vediamo di seguirlo con attenzione e vediamo che cosa sta appunto, per spiegarci e a quali conclusioni arriverà. Prego, dottore. Allora, ipotizziamo la creazione di una base di 100 come unità di misura da parte della Banca Centrale su richiesta di uno Stato qualsiasi. Per semplicità espositiva ipotizziamo che lo Stato abbia zero moneta in circolazione e la Banca Centrale abbia zero nelle sue casse, visto che dal 1971 con Nixon l'emissione di moneta, la quantità di moneta potenzialmente emittibile da parte della banca è svincolata dai depositi in oro che la banca doveva prima avere. Quindi la banca può emettere ad libitum ex nihilo, cioè dal nulla e a proprio piacimento, una determinata quantità di moneta. Facciamo conto quindi che siamo all'anno zero, per semplicità espositiva. Lo Stato chiede 100 alla banca. La banca centrale crea i 100 e li presta allo Stato, diciamo allo Stato d'Italia, no? Che cosa succede? Che la banca centrale oggi crea dal nulla questi 100, quindi da zero si ritrova 100 nelle proprie casse. Questi 100 ancora non sono, però non hanno il valore indotto della moneta insito in se stesse. Una volta che questi 100, che sono per adesso soltanto carta qualsiasi, con un sostenimento di costi infimo per la produzione, questa moneta viene prestata allo Stato, che quindi la mette in circolazione, va a far parte della base monetaria. E la popolazione, attraverso l'accettazione di questa convenzione, genera il valore indotto di questa moneta e quindi diventa la vera moneta, misura del valore, valore della misura, che il professor Giacinto Riti ha così tanto bene spiegato. Ora Che la scuola di studi giuridici e monetari sta cerca appunto di di fondare, divulgare. divulgare, diffondere il pensiero del professor Giacinto Quindi, Riti. con gli ultimi aggiornamenti legislativi, la Banca Centrale non può prestare direttamente agli stati, ma emette moneta e questa moneta finisce nelle casse del cosiddetto mercato, cioè delle banche commerciali, le quali poi a propria volta acquistano i titoli del debito pubblico. Quindi bisogna innanzitutto chiarire che il tasso di sconto effettivo non è il tasso di sconto a cui la banca centrale emette la moneta prestandola alle banche commerciali, ma il vero tasso di sconto è quello che le banche commerciali applicano, o meglio, è quello che lo Stato promette di pagare alle banche commerciali alla scadenza del titolo dato in contropartita per l'acquisto della moneta. Lei precisa questo punto perché ritiene che non c'è la chiarezza da Non questo c'è punto. chiarezza, non c'è chiarezza perché si dice per esempio oggi che il tasso di sconto è negativo, ma è una falsità perché è negativa l'emissione, è negativo il tasso applicato sull'emissione monetaria alle banche commerciali, ma fin qui ancora non c'è introduzione della moneta nella base monetaria e quindi nella circolazione. La circolazione avviene quando le banche commerciali acquistano i bot dallo Stato e quindi in poche parole vendono la moneta agli stati che la pagano attraverso una cambiale che è rappresentata dal bot e su questa cambiale oggi mediamente i tassi si aggirano intorno al 4%, 3, 4, 5%, quindi il vero tasso di sconto è quello. È l'unico tasso di sconto a cui fa riferimento, ovviamente. Come? È l'unico tasso di sconto a cui fa riferimento. Quello a chi fa riferimento, chi ha compreso il meccanismo, perché loro fanno riferimento invece al tasso che la banca centrale applica alla banca commerciale, che è un tasso attualmente negativo, così facendo vorrebbero smontare
l'ipotesi, che poi non è ipotesi ma è realtà, e cioè dell'emissione di moneta a debito inferiore al debito complessivo, perché applicando gli interessi in fase di emissione il debito che si viene a generare nella popolazione, negli stati, nel complesso sociale, è sempre superiore alla moneta realmente emessa e quindi in circolazione, facendo parte della base monetaria. Chiarissimo, chiarissimo. Dottor, ma lei ha scritto, ha fatto la lavagna, due disegni, sono dei mastrini, si chiamano? Sì. No, io non ci capisco niente di contabilità, ma mi ricordo che si chiamano mastrini. Perché li ha fatti? Che cosa si prefigge di dimostrare, spiegare. Di spiegare? Sì, esatto. Allora, possiamo, per capire meglio, fare l'esempio di un'azienda di produzione. L'azienda di produzione, vendendo la propria merce, deve fare le seguenti registrazioni in contabilità. Allora, se innanzitutto si crea il credito nei confronti del cliente che acquista, e questo è un attivo dello stato patrimoniale, quindi dare dello stato patrimoniale. Quindi con l'emissione della fattura io creo il credito, sì, in sostanza. Okay. Crei il credito. Okay. Bisogna registrare il ricavo per la vendita della merce in avere del conto economico. Quindi questo qui è già un ricavo che concorre, detratti i costi, alla formazione dell'utile d'esercizio, poi anche imponibile a livello di tassazione. Okay. Il credito che si crea nei confronti di un cliente può essere pagato per contanti oppure con una cambiale. Quindi, nel caso in cui venga pagato con una cambiale, nell'attivo avremo cambiali attive, che poi vedremo corrispondono ai BOT, e nel passivo avremo il credito. Perché? Perché il credito, così facendo, si annulla, sta in dare, in avere, il credito si chiude, non c'è più un credito. Quindi rimangono aperti il ricavo nel conto economico e le cambiali attive nello stato patrimoniale. Quando le cambiali attive scadono, noi avremo nello stato patrimoniale un incremento del conto corrente, oppure se il pagamento è in contanti, un incremento della cassa, e chiuderemo le cambiali attive in avere. Quindi le cambiali attive si chiudono, il credito si chiude, rimane aperto il denaro incassato in cassa o in banca e il ricavo nel conto economico, che sarà imponibile, che concorrerà all'imponibile, quindi sì, alla tassazione della... La banca centrale cosa fa? Nel bilancio della banca centrale, questo per la correttezza dell'operazione, questa è come contabilmente l'azienda deve trattare la propria attività. Nella Costituzione in giudizio contro il professor Giacinto Auriti, la Banca d'Italia si difese dicendo che la moneta è da considerarsi come merce di proprietà della banca centrale. Quindi si può dire, in seguito a questa affermazione, che la banca centrale produce banconote, e che quindi il prezzo pagato da chi riceve il prestito, cioè dallo Stato, non è altro che il pagamento di una merce, se così fosse, come loro dicono. Se così... No, ma nascerebbe un'altra domanda: a che titolo si arroga il diritto? Adesso stiamo analizzando. No, certo, il punto di vista contabile. Il punto di vista contabile è quindi dove si genera il falso in bilancio delle banche centrali. Il falso in bilancio si genera qui. Quando la banca centrale emette la moneta, nello stato patrimoniale inattivo mette i BOT. E questo è corretto. Il pagamento che riceve in contropartita di questi BOT, che è semplicemente un pagamento dilazionato, è una cambiale che lo Stato... Certo. Io ti pagherò fra 2 anni X più gli interessi. Certo. Il corrispettivo della moneta, cioè le banconote vendute, vengono invece appostate nel passivo dello Stato patrimoniale, banconote in circolazione. Infatti nei bilanci della BCE, come anche nei bilanci della Banca d'Italia prima dell'adesione al sistema del sistema europeo delle banche, della banca, della BCE, mettere quindi nell'attivo dello stato patrimoniale giustamente i BOT, e le banconote in circolazione, che è la merce venduta come da ammissione stessa della Banca d'Italia allo Stato, viene messa nel passivo dello stato patrimoniale.
Cosa succede? Quindi la scrittura contabile, per fare il paragone, è questa. BOT, che equivale a cambiali attive, a banconote in circolazione, che va nel loro appostano nel passivo dello stato patrimoniale. Perché l'appostano nel passivo dello stato patrimoniale? E cosa comporta? E cosa comporta? Precedentemente, quindi, quando è nato il sistema delle banche, degli orefici, delle note di banco, la scritturazione contabile era giusta. Perché? Perché il cercatore d'oro portava la pepita dal gioielliere chiedendone la custodia. Il gioielliere emetteva la nota di banco, che poi è diventata, sappiamo, l'attuale banconota. Questa nota di banco era un riconoscimento del debito che il banchiere aveva nei confronti di chi depositava la pepita presso i propri forzieri. Quindi la pepita era un attivo a tutti gli effetti e veniva messa nello stato patrimoniale inattivo. La nota di banco era un passivo, cioè un debito che il gioielliere o la banca aveva nei confronti del cercatore d'oro. Vuol dire, tu un domani mi ripresenti questa nota di debito, io ti ridò l'oro. È un mio debito che pago con l'oro che tu mi hai depositato e io ti sto custodendo. Quindi è una nota che ti dava il diritto di richiedere un qualcosa che ti ha lasciato là, sì, in custodia. Poi per questioni di utilità, sì, e di facilità di circolazione, si è sviluppata il pagamento direttamente con la nota di banco, perché si è ingenerata, insomma, nella popolazione la convinzione che i banchieri fossero persone affidabili e che quindi si potesse richiedere loro indietro in qualsiasi momento, quindi nessuno più andava, o pochissimi andavano a richiedere indietro loro, per cui la nota di banco veniva utilizzata creando i presupposti per la nascita della banconota attuale. Quindi prima era corretto. Nel 1971 Nixon, per chi non lo ricordasse o non lo sapesse, con la chiusura degli accordi di Bretton Woods, dichiarò che le banconote potessero essere, in special modo il dollaro, potessero essere emesse senza l'adeguata copertura in oro. Le banche hanno mantenuto questa modalità di contabilizzazione che gli evita di evidenziare il ricavo nel conto economico. Cioè loro all'atto dell'emissione ricevono in pagamento i BOT, quindi mettono i BOT nell'attivo, le banconote in circolazione e nel passivo dello stato patrimoniale. Quando i BOT scadono, la scrittura che si farà è la seguente: banconote in circolazione a BOT. Che cosa succede? Succede che banconote in circolazione si annullano, i BOT, cioè il credito, si annulla, e il denaro che la banca centrale incassa esiste, ma non esiste. Cioè nei documenti non esiste, però le banconote ci sono. Questo è uno degli effetti. Poi c'è l'altro effetto, che non essendo iscritta... Ma cosa vuol dire che esiste e non esiste? Scusa. Esiste e non esiste significa che la banconota c'è nelle casse della banca, ma... Ma non c'è un'evidenza contabile. Non c'è un'evidenza contabile, okay, per cui queste banconote non si sa dove finiscono e che utilizzo ne venga fatto. È quello che si chiama occultamento di qualcosa. Fondi neri. Okay. Quello che è... C'è poi, dicevo, l'altro effetto, che è quello di non sottoporre a tassazione la moneta emessa. Perché? Perché se la banca emette 100, su questi 100, stavamo parlando dell'anno 0, quindi la banca non ha niente, lo Stato non ha niente. La banca crea dal nulla 100, lo Stato paga la banca con 100 più I di BOT, i BOT sono 100 più I. Che cosa succede? Succede innanzitutto che I non esiste e quindi lo Stato viene indebitato per una parte che è superiore a quella effettivamente creata e facente parte della base monetaria. La banca da zero si trova alla scadenza dei BOT più 100 più I, cioè si trova nelle casse sia la moneta nominale emessa sia gli interessi su quella che ha prodotto moneta nominata emessa. Ma come l'ha fatta a piedi? È l'origine del debito quello. Sì. Come l'ha fatta a prendere interesse se non c'era questo momento?
all'anno zero non può prenderli, però con l'emissione di nuova moneta, emettendole con fossilizzando la parte capitale ed emettendo nuova moneta per pagare solo gli interessi, si crea quel circolo di indebitamento. È una banale spiegazione del debito pubblico, come si forma il debito pubblico. Quindi dicevamo che si ottiene anche lo scopo secondario, non indifferente, di evitare la tassazione sull'intero ricavo di 100 più i, perché non vengono registrati tra i ricavi. Tra i ricavi la banca registra soltanto gli interessi, senza la parte capitale. Ovviamente se questo non, noi non diciamo che questo è il sistema risolutivo della moneta a debito, no, noi stiamo dicendo soltanto che questo è il falso in bilancio che oggi viene realizzato dalle banche centrali. Non stiamo dicendo che facendo così si sistema tutto, perché per signoraggio che si intende, scusa, per signoraggio quindi andrebbe, contrariamente a quello che dicono gli organi di diffusione di massa tipo Wikipedia oppure anche libri di origine più o meno bancaria, il signoraggio o accademica, il signoraggio non è soltanto l'interesse. È ovvio che il signoraggio bancario è la parte capitale, cioè il valore facciale della moneta emessa più l'interesse, quello è il signoraggio. E quando viene detto che invece siccome l'interesse detratto dei costi di produzione delle banconote viene rigirato agli stati, non è corretto dire che questo è il signoraggio, questa è una piccolissima parte del signoraggio. Inoltre non è corretto nemmeno dire che con questi interessi, siccome questi interessi vengono rigirati agli stati, gli stati non si trovano nella condizione di avere nella propria base monetaria una quantità di moneta inferiore al debito realmente esistente. Questo perché prima abbiamo detto che le banche centrali prestano le banche commerciali, e le banche commerciali prestano agli stati, cioè comprano i titoli di debito pubblico agli stati, applicando un tasso di interesse ben superiore a quello applicato dalle banche centrali, che oggi è negativo, alle banche commerciali. Quindi non viene rimesso in circolazione la quota interessi. Dottore, le rivolgo una domanda particolare. Lei ci ha illustrato comunque questi aspetti, in quanto tra l'altro lei fa il commercialista, sì. Quindi è un competente in bilanci, sì. Sostanzialmente. Allora, la domanda che le rivolgo è: ma un commercialista, qualsiasi commercialista comune, se gli si prende un bilancio di una banca e gli si fa notare questo tipo di scritture, arriva alla sua stessa conclusione? Può darsi di sì, come può darsi di no. Perché può darsi di no? Può darsi di no sia per i condizionamenti, perché quando si studiano... Ma questa è tecnica. È tecnica bancaria, però innanzitutto viene trattata molto fumosamente e in maniera minimale durante gli studi queste argomentazioni qui. Inoltre viene dato come assunto, cioè le banconote emesse si mettono nel passivo, cioè tu non devi discuterlo, perché le devi mettere nel passivo, perché vanno nel passivo. Ma un commercialista comune potrebbe riconoscere che al di là che si mettono di qua e di là, comunque questo comporta una mancata tassazione? Ci può arrivare questo? Ma io credo di sì, con un po' di sforzo e soprattutto con un'apertura mentale e una capacità di mettere in discussione quelli che sono i dogmi che ci propinano giornalmente, sia mediaticamente che culturalmente. Sto insistendo su questa domanda perché questi sono aspetti puramente contabili, sì. Non sono aspetti di opinioni, di altre cose, eccetera, eccetera. Se una scrittura contabile per rilevare comunque anche un imponibile, per pagare le tasse, eccetera, eccetera, viene fatta in questo modo, perché le banche non la fanno in questo modo? È chiaro che c'è qualche cosa che non funziona, quindi un commercialista di comune cultura perché non ci può arrivare? Secondo me perché nemmeno si pone il problema, dando il governo, gli stati e le istituzioni di cui non è dato titubare o non credere, si fidano di queste istituzioni. Lei ha mai provato a mettere in una sala un po' di suoi colleghi commercialisti a spiegare queste cose e a vedere qual è la reazione, quante persone sono in grado di afferrarla, se non si afferra quali sono le motivazioni? Sarebbe un esperimento interessante da fare, a mio avviso. Ci stiamo provando, però ancora non l'abbiamo fatto. In ogni caso
genera molte perplessità la cosa per il semplice fatto che non se ne parla ufficialmente. Io prima fuori la vedevo con in mano un libro del Tarquini, sì. E ci vuole anticipare che cosa, come mai lei aveva questo libro, che cosa deve fare, che cosa non deve fare? Vabbè, semplicemente un aggiornamento, il libro del procuratore, presidente del Tribunale di Teramo, della Corte d'Appello dell'Aquila, procuratore generale della Repubblica, dottor Bruno Tarquini, arriva fino al Trattato di Maastricht, quindi si trattava di aggiornarlo un pochettino, fino al Trattato di Lisbona, quindi tutti i vari trattati che sono stati propinati alle nazioni senza interpellarle, né preventivamente né consultivamente. E poi parlare un po' dei bilanci per dare un po' di taglio tecnico a ciò che è stato detto correttamente. Quindi è stato chiesto a lei di fare un po' questo aggiornamento, vuol dire che non è l'ultimo arrivato lei? Non sono io a doverlo dire. No, se insomma qualcuno viene chiesto di fare un aggiornamento su un libro così importante come quello di Tarquini, allora ritengo che insomma dietro ci sia della credibilità personale, ma anche una qualche competenza. Volevo solamente dire questo, dottore. Intanto la ringrazio per la sua spiegazione.